Buongiorno, benvenuti o bentornati sul mio canale Heavy Duty Italia per un nuovo video. L'argomento odierno tratta del digiuno intermittente e del bodybuilding. Ricordo che per chi è interessato può seguirmi sul gruppo Facebook Heavy Duty Italia di cui sono l'amministratore, in cui approfondisco tutti gli argomenti inerenti al bodybuilding piuttosto che all'alimentazione e al recupero con bibliografia annessa. Ovviamente ogni parola che uscirà dalla bocca del sottoscritto non è esaustiva dell'argomento, non sono né suggerimenti né consigli di carattere alimentare. Io voglio soltanto, diciamo, delineare un po' in linea generale le argomentazioni e riportare poi le mie esperienze personali, così come faccio ovviamente per la parte pratica, dove non faccio dei tutorial, ma faccio. Porto la mia modesta applicazione, poi ognuno a casa propria farà quel che gli pare. L'argomento di oggi è il digiuno intermittente. In contesto alimentazione, diciamo, io prediligo utilizzare approcci alimentari che hanno dei solidi principi fisiologici, quindi sia per quanto riguarda l'allenamento, sia per quanto riguarda l'alimentazione e il recupero, e qualsiasi cosa inerente all'essere umano, a me piace essere guidato dai principi e cerco ovviamente, nel caso dell'alimentazione, dei principi fisiologici. La paleo soddisfa questi principi, che sono nella fattispecie densità energetica, densità nutrizionale e impatto metabolico degli alimenti in funzione dello stato metabolico del soggetto stesso. Questo ha un ampio, si ripercuote, diciamo, in funzione soprattutto dei cosiddetti ritmi circadiani. I ritmi circadiani sono importanti, quindi, nel contesto alimentare, perché da una parte, diciamo, l'alimentazione è uno stress. Così come la non alimentazione, quindi il digiuno, per entrare nel discorso, è uno stress. Da una parte abbiamo lo stato metabolico che reagisce a questo stress. Lo stato metabolico dei soggetti umani è guidato da dei ritmi circadiani. Poi i ritmi circadiani, diciamo, possono oscillare e essere perturbati all'interno dello stato metabolico. In tal senso, ho sul mio gruppo Facebook riportato una ricerca degli studi molto interessanti appunto sui ritmi circadiani. Andate su gruppo Facebook Heavy Duty Italia, hashtag ritmi circadiani e trovate il collegamento tra ritmi circadiani e alimentazione. L'alimentazione quindi e la non alimentazione, quindi il digiuno, hanno ovviamente si ripercuotono sullo stato metabolico del soggetto. Cosa vuol dire? Che hanno una reazione sugli ormoni che guidano il metabolismo umano. Il metabolismo umano poi è quello che sintetizza gli alimenti e o dirige, diciamo, le sostanze nutritive a scopo energetico e a scopo di rigenerazione cellulare, rigenerazione plastica, rigenerazione ormonale. Il digiuno, quindi, che è una parola che spaventa molte persone, è stato applicato e può essere applicato anche al bodybuilding, cosa che 20 anni fa era impensabile, ma che di fronte alle evidenze scientifiche, di fronte alla pratica, si è dimostrato poter avere una determinata funzione, una determinata funzionalità. Ovviamente, se si tratta di alimentazione, tra virgolette, tradizionale, basata sui bombardoni, sotto GH e insulina, che devono fare 6 pasti al giorno, questo concetto, diciamo, non vale. Ma per i soggetti senza supporto chimico, attentamente ponderando l'obiettivo del training e lo stato metabolico del soggetto, può essere una soluzione. Il digiuno di per sé tutti lo attuano perché comunque se uno va a letto alle 8 di sera piuttosto che a mezzanotte e cessa di mangiare,
abbiamo un digiuno, è il classico digiuno notturno, che dura 6, 8, 10 ore, dipende ovviamente dalle abitudini del soggetto. In questo contesto, il digiuno intermittente poi può avere diverse forme. La forma più usata è il digiuno 16-8. Cosa vuol dire? Che normalmente si fa l'ultimo pasto alle 8 di sera e si riattacca ad alimentarsi verso mezzogiorno. Questo ha un certo impatto metabolico. Tornando ai ritmi circadiani, io mi sono, diciamo, negli anni appassionato a questo tipo di alimentazione studiando i libri di Giovanni Cianti, che in contesto paleo, evodieta, alimentazione legata al bodybuilding, è il massimo esponente in Italia e non solo, perché non ho mai trovato, diciamo, dei ricercatori che ricollegano la paleo e l'allenamento come lo fa Giovanni Cianti. Diamo a Cesare, o in questo caso a Giovanni, quel che è di Giovanni. Quindi tutti gli altri vengono dopo. Ora vi dirò in breve i principi sui ritmi circadiani, quindi in funzione di questo poi andremo a capire il digiuno intermittente, che tipo di applicazione può avere. Quindi i ritmi circadiani sono i ritmi che hanno gli ormoni durante le 24 ore. In biologia abbiamo le 24 ore, non abbiamo la settimana, ma la settimana non esiste. Esistono le stagionalità ed esiste il giorno che è fatto dall'alternanza della notte e del giorno, quindi varierà anche in funzione della stagione. Il metabolismo varia in funzione, diciamo, della stagione, proprio perché l'alternanza del giorno e della notte sono di orari diversi. Nella fattispecie, cosa dice il signor Giovanni Cianti? Non è che lo dice solo Giovanni Cianti, diciamo, è la fisiologia umana e i ritmi biologici che lo dicono. Dice che al mattino presto abbiamo l'inizio dell'attività, quindi col mattino presto non intende le 9 di mattina, ma si intende orari quando fa alba, 5, 6 di mattina, no? Abbiamo l'inizio dell'attività, salgono gli ormoni che promuovono l'utilizzo dell'energia, mentre gli ormoni del deposito sono a livelli più bassi. Gli ormoni dell'energia sono, nella fattispecie, il cortisolo, e poi vedremo che al cortisolo si lega anche il glucagone, e qui lui non lo specifica, ma ve lo dico io. Mentre il testosterone inizia, diciamo, piano piano il suo picco, che avrà la massima, diciamo, espressione tra le 10 e le 12 del mattino, mentre tutti gli ormoni, diciamo, di deposito, quali ad esempio il GH e l'IGF-1, piuttosto che l'insulina, diciamo, sono ai minimi termini. A fine mattina è il momento del primo pasto, quindi fine mattina non è alle 9 di mattina, ma si intende mezzogiorno, l'una alle 2. L'orario, diciamo, in cui abbiamo lo zenith solare, questo, diciamo, è il fine mattina. Abbiamo il momento del primo pasto, quindi sarebbe l'ora più ottimale per fare il primo pasto, quindi ci ricolleghiamo qui al digiuno intermittente, dove scendono gli ormoni dell'attività, quindi il testosterone comincia a declinare. Così come scende il cortisolo, che ricordo, il cortisolo sia l'ormone dello stress, l'ormone che predispone l'organismo a utilizzare i grassi barra le proteine muscolari, purtroppo, come diciamo, fonte energetica. Ovviamente tutto dipenderà dal tipo di alimentazione e dallo stato metabolico del soggetto, ma soprattutto dal tipo di alimentazione che il soggetto, diciamo, utilizza anche il giorno precedente, perché l'organismo immagazzina le sue risorse energetiche. Un organismo che mangia in un modo piuttosto che in un altro, quindi in ipocalorica piuttosto che ipocalorica, con una certa densità energetica e una certa densità nutrizionale, avrà a disposizione più o meno delle risorse che non sono così limitate come pensate voi, nel senso che se io non mangio per 12 ore, 16 ore non muoio, vi assicuro, l'essere umano è
strutturato, creato per ben altro. Quindi quello che vi dicono, dovete fare 5 pasti al giorno, altrimenti cadete in terra. Se dovete fare 5 pasti al giorno per mantenere la glicemia costante, vuol dire che avete dei seri e grossi problemi di resistenza insulinica. Dovete andare a farvi fare un bel controllino. Nel primo pomeriggio, che sì, come primo pomeriggio si intende, quindi dalle 13 fino alle 15. Nel primo pomeriggio, cosa succede? Il tempo del riposo. In natura l'essere umano, piuttosto che l'animale, diciamo, sonnecchiano dopo il pasto, che nel nostro caso sarebbe il primo pasto nel caso del digiuno intermittente. Poi, per la tipologia dei pasti, bisognerebbe anche lì ascoltare il ritmo circadiano, ma questo sarà la trattazione di un altro post, magari, di un altro video. Il pomeriggio abbiamo, come abbiamo detto, il tempo di riposo, inizia un parziale recupero proteico, parziale. Il GH inizia piano piano a salire. Questo 15, 16, 17, 18, diciamo, comincia col primo pomeriggio, è inteso in questo senso. Mentre nella prima parte, nell'ora centrale, abbiamo l'insulina alta, l'insulina che è al picco, diciamo, della sua espressione, quindi abbiamo la capacità di immagazzinare i glucidi, di utilizzarli a scopo energetico. Le successive ore prevedono una discesa dell'insulina che avrà, diciamo, al suo minimo intorno alle 19:20, ma sarà già, diciamo, molto bassa intorno alle 18. In tarda serata, quindi dalle 21 in poi, diciamo, gli ormoni dell'attività dell'insulina sono al minimo, come abbiamo detto, inizia ad alzarsi il GH. Il GH è l'ormone depositato, cioè l'ormone deputato insieme all'IGF-1 all'immagazzinamento e a processi, diciamo, di stoccaggio proteico e di produzione ormonale. La notte sono praticamente in funzione di tutti i processi dell'anabolismo proteico e abbiamo il picco del GH. Tutto questo per dire cosa? Per dire che a mattina il digiuno intermittente è, diciamo, è un viatico per continuare quel processo di lipolisi e di utilizzo delle scorte energetiche a scopo per noi prestativo, quindi si inserisce bene nel contesto allenamento, nel contesto allenamento a digiuno. La leggenda che io devo mangiare prima di andarmi a allenare, se no non ce la faccio, è diciamo, mutuata dagli sport di resistenza, dove abbiamo utilizzo, diciamo, delle scorte, essendo uno sport aerobico, abbiamo l'utilizzo massivo, diciamo, del glicogeno, soprattutto per via epatica. Quindi abbiamo più necessità di avere carboidrati, mentre, diciamo, per il bodybuilding si utilizza nella maggioranza degli allenamenti, a meno che uno non faccia allenamenti fatti strutturati male, si utilizza, diciamo, l'ATP-CP, quindi le scorte di creatine fosfato, piuttosto che il glicogeno muscolare che è stato immagazzinato nei giorni precedenti. Detto questo, quindi, come potete vedere, il digiuno intermittente ha questo tipo di funzione, quindi massimizzare la performance la mattina a digiuno e con essa la lipolisi. Ritornando al glucagone, al famoso glucagone, è, diciamo, quello che consente, accelera questo processo. Per quanto riguarda il bodybuilder, ovviamente non è tutto rose e fiori, perché comunque dobbiamo considerare poi la sintesi proteica e diciamo la degradazione proteica. Il digiuno intermittente, diciamo, se è perfetto in sintonia con l'allenamento, non è così perfetto nella fase di recupero, nella fase in cui il soggetto quel giorno non si allena, perché manteniamo la fase catabolica. Quindi il digiuno intermittente è potenzialmente produttivo per una fase allenamento, per una barra ipocalorica, ma anche per un'ipercalorica, meno adatto, diciamo, in una fase recupero. In tal senso, poi nel prossimo video parlerò dell'alimentazione
paleo in sinergia con gli allenamenti, e quindi parlerò dei principi fisiologici e delle possibili applicazioni pratiche. Come esperienza personale, il digiuno intermittente strutturato sull'allenamento, quindi nella fase di allenamento, si è dimostrato altamente prestativo in heavy duty barra HIIT, e lo suggerisco come possibile applicazione per i natural bodybuilder, ma anche per non chi è natural. Da KD Davide e good workout, ciao!